Ben ritrovati presso la Galleria Ele di Preganzol in occasione della mostra collettiva dal titolo Sintesi. Espongono gli artisti Barbara Crimela Fott, Lorenzo Ludi, Angelo Sbrendore, Saffo Venturi, Xenia Jarosz. Artista eclettica, Saffo Venturi usa l'arte per decodificare gli input che la realtà le propone, grazie al suo istinto percettivo e alla sua libera versatilità, nelle sue opere catalizza le emozioni e le sensazioni generate in lei, sia dalla propria soggettività che dall'oggettività del mondo che la circonda. Per Barbara Crimela Fott, l'arte ha una funzione taumaturgica, essa infatti riesce a guarire non solo i mali dell'uomo, ma anche ciò che lo circonda. L'artista si propone quindi, attraverso un personale amalgama tra realtà ed interiorità, di creare un viatico per l'essere umano che lo induca verso se stesso, gli altri e la natura. Artista dal forte impatto visivo, Lorenzo Ludi, grazie ai colori che stende con le dita, si protende verso uno stato liberatorio, carico di emozioni e sensazioni che gli permette di comunicare con gli altri. Per Ludi, infatti, l'arte diviene mezzo sensibile con il quale egli esterna al mondo la sua più intima sensibilità. È presente in galleria l'artista Lorenzo Ludi. Chiediamo al padre di introdurre quali sono le caratteristiche espressive che l'artista utilizza. In particolar modo una definizione ci ha colpito, la carezza del colore. Lorenzo, chiaramente per la sua patologia, non è in grado di utilizzare pennelli o altri attrezzi usati comunemente per la pittura, per cui partendo da un progetto di socializzazione siamo riusciti a scoprire queste sue capacità nel 2015, quindi è una cosa molto a breve termine, e Lorenzo ha iniziato a dipingere con le mani, quindi il suo modo di elaborare nelle tele i colori ci ha colpito a me come padre, ma anche gli artisti che seguivano questo progetto e che hanno puntato da subito su di lui, sulle sue capacità che sono emerse in questo contesto. Lui riesce a lavorare i colori, riesce a dipingere, riesce a mescolare senza mescolare, se si può passare il termine, riesce proprio a produrre delle sfumature nei colori, dei movimenti, delle cose che esprimono la sua personalità, esprimono il suo essere, che gli hanno permesso alla fine di diventare anche, tra virgolette, un pittore emergente, perché se si considera che ha iniziato a dipingere nel 2015, a fine 2015, in 3 anni e mezzo ha vinto già 2 volte il Premio Internazionale di Spoleto e quest'anno sarà presente anche alla Biennale di Venezia, ha avuto i quadri esposti in Belgio, in Slovacchia, nelle Filippine e in molte città italiane, per cui diciamo che attraverso l'arte, attraverso le sue capacità artistiche è riuscito ad avere un ruolo nella società che difficilmente avrebbe potuto avere, visto come la società è strutturata nei confronti delle persone disabili. L'arte è un viatico che ci permette di elevarci e comunicare con Dio. Con queste parole, Angelo Sbrendore ci fa comprendere come l'arte sia un mezzo per poter giungere ad uno stato di estranazione contemplativa e creatrice. E osservando i soggetti presenti nelle opere dell'artista, si comprende come questi siano mezzi visivi che gli permettono di liberarsi dalla contingenza per protrarsi metaforicamente verso una contemplazione interiore e sensibile. Per Xenia Jarosz l'arte è il mezzo essenziale che l'uomo possiede per decodificare la propria identità. L'arte quindi permette all'essere umano di riflettere su se stesso ed in particolare sulla sua essenza. Questo infatti è l'assunto che si cela dietro le figure femminili acefale che compongono le sue opere. Xenia Jarosz dunque ci mostra come la donna nell'era contemporanea sia erroneamente valutata solo per la sua esteriorità più che per la sua interiorità e per le sue grandi potenzialità intellettive. È presente in mostra l'artista Xenia Jarosz, alla quale chiediamo di esporci quali sono le caratteristiche della sua arte, in particolar modo come mai nella rappresentazione simbolica del corpo femminile è esente la testa. Il fatto che rappresento mie donne senza la testa, cioè con la testa ma molto distante dal corpo, per accentuare questo
distacco tra l'immagine che abbiamo del corpo femminile e il contenuto, i pensieri, il mondo interno di quella donna, che la rappresenta più che le forme carnose. Per questo le rappresento con le teste molto varie, mai simili, nonostante il fatto che i corpi sono sempre quelli stereotipati. Così, per il distacco e il contrasto tra mondo interiore e quello esterno. Lei, nella sua pittura, usa una visione simbolica e allegorica. Come mai? Mi sta molto al cuore. Prima di tutto è la libertà. Mi aggiunge certa leggerezza, mi sembra un po' più profondo il linguaggio, meno didascalico. Quindi magari arriva un messaggio un po' più tondo, a differenza di dipingere, non so, una donna con gli stracci tutta disfatta per dire che questo non deve importare oppure che va abusato. Mi piace allegoria per assottigliare il mio messaggio, per non diventare troppo sociale, troppo letterale, appunto didascalica. Poi anche il simbolismo mi piace tanto. Sono molto appassionato dei miti, dei racconti, delle fiabe, quindi portarlo qua, avvicinare lo spettatore al mondo dei sogni. Il mondo onirico è molto interessante per praticamente tutti gli artisti, le attira e io sono una di quelle.